C'era una volta un ragazzo di nome Jack. Viveva con sua madre in una piccola casa del villaggio. Anche se la sua famiglia era molto povera, lui non si dava per niente da fare per guadagnare qualcosa. Il loro unico bene era una mucca, ma era così vecchia che non dava molto latte. Sapendo che la mucca era troppo vecchia, la mamma di Jack gli disse di scambiarla al mercato per un po' di soldi in modo che potessero vivere. Jack, perché non fai niente per aiutarmi? La mucca è troppo vecchia per dare latte. Portala al mercato e scambiala per un po' di soldi. Nonostante fosse infastidito, Jack dovette fare quello che gli diceva la mamma. Così portò la mucca al mercato. Sembrava di aver incontrato un possibile compratore per la mucca. Ciao ragazzo, dove stai portando la mucca? Porto la mucca al mercato per venderla. Oh, che fortuna! Io ho proprio bisogno di una mucca, non devi andare al mercato, puoi venderla a me. Davvero? Quanto puoi pagarla? Oh, ragazzo, non ho molti soldi, ma scambierò questi fagioli magici con la tua mucca. Questi non sono fagioli normali. Piantali stasera e domani cresceranno alti fino al cielo. Ma come posso fidarmi di te? Va bene, porta questi fagioli a casa. Se domani non crescono, torna qui da me. Jack accettò perché pensava che avrebbe potuto comunque riprendersi la mucca se i fagioli non fossero cresciuti. Inoltre era troppo pigro per andare al mercato. Jack portò i fagioli magici a casa. Sua madre lo rimproverò per aver scambiato la mucca per dei fagioli inutili. Sei impazzito! Devi sapere che non esistono fagioli magici. Sei proprio pigro. Hai praticamente regalato una mucca e adesso non abbiamo soldi per vivere. Prese i fagioli e li gettò fuori dalla finestra. Ma il giorno dopo accadde un miracolo. Si scoprì che quelli erano davvero fagioli magici. In una sola notte, i semi che la mamma di Jack aveva gettato via si trasformarono in un gigantesco albero di fagioli che arrivava fino al cielo. Jack si arrampicò curioso sull'albero. Non si fermò un secondo. Alla fine raggiunse il cielo. Davanti a lui c'era una vista paradisiaca. Tra le nuvole bianche c'era un magico castello. Poiché si era arrampicato troppo a lungo e non aveva mangiato nulla dal giorno prima, venne a bussare alla porta. La porta si aprì improvvisamente. Jack entrò e rimase assolutamente stupito dalla magnificenza del castello. Era tutto gigantesco. Guardò molte stanze. Poi Jack si avvicinò a una camera. Sentì qualcosa al suo interno. Jack aprì la porta e quello che vide lo spaventò molto. Era la cucina. Jack vide un gigante che stava affilando un coltello. E dietro di lui c'era una prigione con una persona che piangeva dentro. Poi il gigante portò fuori l'uomo, che cominciò ad urlare. Jack era estremamente spaventato da tutto questo. Chiuse immediatamente la porta e corse in un'altra stanza. Questa volta Jack arrivò nel soggiorno. Vide una gallina sul tavolo. Era molto agitato. Notò che la terra stava tremando. Il gigante stava arrivando sul posto. Così scappò velocemente e si nascose nel camino. Che strano. Come faccio a sentire ancora odore di umani, dato che li ho rinchiusi tutti? Guardandosi intorno per un po', ma non vedendo nessuno, il gigante pensò che era l'odore della cena dello scorso giorno. Si guardò intorno con sospetto, poi si rivolse alla gallina e disse: «Mia cara gallina, siediti qui e fammi delle uova!» Una volta che il gigante se ne andò, Jack salì sul tavolo e notò che la gallina aveva fatto un uovo d'oro. Incredibile! Potrei vivere nel lusso senza dover fare nulla se avessi questa gallina. Jack prese la gallina, poi lasciò velocemente il castello. Corse all'albero dei fagioli magici. Dopodiché tornò a casa e nascose la gallina con molta attenzione, poi uscì.
Una volta tornato a casa, si accorse che la gallina era scappata. Così andò da sua madre, che stava cucinando qualcosa, e sul tavolo c'era un piatto di pollo. Jack guardò il piatto con sospetto. Mamma, per caso hai visto la gallina nella stanza? Jack, finalmente sei a casa, eh? Perché non mi hai detto nulla della gallina? L'ho cucinata, è sul tavolo. Si scoprì che quando la mamma di Jack si avvicinò alla stanza, sentì il rumore della gallina. Non sapeva cosa cucinare a cena e così... Oh no, mamma! È la gallina che depone le uova d'oro! Perché l'hai cucinata? Di cosa stai parlando? Che cosa è successo? Jack raccontò la storia a sua mamma. Dal magnifico castello dei giganti sull'albero dei fagioli magici alla gallina che deponeva uova d'oro. Jack, non è una buona cosa rubare le cose degli altri. Non dovresti farlo. Non è quello che un bravo ragazzo dovrebbe fare. Sì, mamma. Jack sembrava essere d'accordo con sua madre, ma lo disse solo per evitare di essere rimproverato. Nella sua mente c'era ancora l'immagine del castello pieno d'oro e di tesori. Ho tanta fame. La mia famiglia ha finito di nuovo i soldi. Quasi quasi torno lassù e prendo altro oro. E poi non ci tornerò mai più. Jack decise così di salire di nuovo sull'albero per prendere l'oro all'interno del castello. Ma questa volta conosceva la strada, così poteva andare in tutte le stanze molto velocemente e rubare le cose più belle del castello. Tuttavia, quando Jack attraversò il soggiorno, vide il gigante che parlava con l'arpa. Abracadabra, suonami un po' di musica. Immediatamente l'arpa suonò da sola delle belle melodie. Sentendo i bei suoni dell'arpa, che era anche fatta d'oro, Jack voleva averla immediatamente. Si nascose in un posto, aspettò che il gigante se ne andasse e poi si intrufolò nella stanza. Non si aspettava l'urlo dell'arpa appena decise di toccarla. Maestro! Maestro! C'è un intruso! Vuole rubarmi! Il gigante prese immediatamente Jack. Eccoti qui, piccolo ratto. Sei stato tu a rubare la mia gallina. E adesso devo proprio mangiarti. Il gigante prese Jack. Lo chiuse all'interno di una gabbia e aspettò di cucinarlo per la cena. La prego di perdonarmi, signore. È stato davvero sciocco da parte mia rubare la gallina. Farò tutto quello che vuole per farmi perdonare. Perdonarti? Anche se lavorerai per me per tutta la vita, non riuscirai mai a ripagare quella gallina. Nonostante le scuse, il gigante prese la sua scelta, si girò e se ne andò. Jack si rese conto delle sue colpe. Era troppo pigro ed avido. Si era anche reso conto che rubare non era giusto. È stata tutta colpa mia, sono stato troppo avido e ora devo portarne le conseguenze. Improvvisamente si rese conto di qualcosa. I suoi occhi brillarono. Il gigante era stato imprudente. E Jack, essendo piccolo di statura, riuscì a passare attraverso le sbarre. Il ragazzo se ne andò immediatamente. Tuttavia il gigante, essendo consapevole di questo, mise l'arpa fuori dalla porta. Vedendo Jack correre via, avvisò subito il suo padrone. Padrone! Il ladro sta scappando! Jack corse fuori molto velocemente e cercò di trovare l'albero dei fagioli magici per tornare a casa. Fermati lì, ladro insolente! Non puoi scappare! Alla fine Jack trovò la cima dell'albero e fuggì velocemente. Lasciò la borsa piena di cose che aveva rubato al castello e si arrampicò giù. Quando Jack raggiunse il terreno, andò a cercare l'ascia e fece del suo meglio per tagliare l'albero. Lo abbatté. Il gigante scivolò e cadde in un posto sconosciuto. E Jack non lo vide mai più. No! No! Dopo aver superato molte sfide pericolose e aver quasi perso la vita,
Jack capì finalmente che l'avidità e la pigrizia non portano da nessuna parte. Per vivere in ricchezza e comodità devi lavorare molto duramente. Da allora Jack si prese sempre cura del giardino e aiutò sua madre a fare le faccende di casa. Non molto tempo dopo diventarono più ricchi e vissero per sempre felici e contenti.